Il mio amico Salvatore mi ha regalato questo motore tegge cristallo. Peraltro è interessante perché è perfettamente dritto. Generalmente i motori tegge cristalli sono inclinati, no? Cioè hanno questa parte, quella del motore, leggermente inclinata rispetto al gruppo riduttore. Questo è stato tolto da una macchina giustamente perché è rotto. Era immerso nell'acqua, perché spesso e volentieri il vano dove sono i motorini del tergicristallo, con le foglie secche che cadono dagli alberi, eccetera, spesso e volentieri si otturano i fori di scarico, si riempiono di acqua, cosa purtroppo molto frequente. E benché questi siano praticamente impermeabili perché sono esposti di fatto alle intemperie, però si danneggiano, e questo è uno di quelli. Quindi probabilmente questo motorino ha le camme, il gruppo camme danneggiato. Penso che il motore non sia danneggiato, in quanto la parte del riduttore stesso è immersa tutta in genere di grasso. Qui c'è una guarnizione, quindi dovrebbe funzionare. Io adesso questo lo smonto e vediamo un po'. Poi cosa ci faremo con questi motori? Con questi motori ci si possono fare talmente tante cose che poi alla fine io negli anni non ci ho mai fatto niente, perché li mettevo via per farci qualche cosa e poi non ci facevo mai nulla. Io ho bisogno di una avvolgitrice e questo, non so se questo, oppure quello che tempo fa ho utilizzato per fare il respiratore, quel crocco là, forse quello, lo utilizzo appunto per fare l'avvolgitrice. Perché? Perché proprio la presenza della camma mi dà un impulso al giro che è necessario. Poi, con un opportuno contatore, che per fortuna, un conto impulsi che per fortuna ho sempre rimediato, ovviamente, potremmo farci qualcosa. Insomma, via. Dobbiamo vedere se il gruppo camme di questo le condizioni. Stessa cosa, quell'altro funziona a gruppo camme, anche se è molto complicato. Quella è Nissan, questa è Toyota come marchio. Poi, alla fine, magari sarà lo stesso produttore. Bene, adesso andiamo a smontarlo. L'altra cosa fondamentale di questo qui è che ha l'albero che è filettato, cosa molto importante perché ci permetterà di metterci qualche cosa. Stessa cosa di quell'altro motore. Ok, qui abbiamo le viti Torx dal mio mitico a crocchetto con tutte le viti. Andiamo ad aprire il gruppo delle camme, che devo riuscire a tirar fuori i fili che alimentano il motore. Stupisce vedere questi motorini delle macchine giapponesi che sono di una fattura eccezionale, comunque, rispetto, non è per parlare male di quelli prodotti in Italia, insomma, il livello qualitativo è decisamente superiore. Qui mi puzza che ce n'è un altro di vite, infatti c'è. Allora questa come la togliamo? Ok, trovata la camma, benissimo. E questo è un riduttore.
E questo è l'altro riduttore, siamo d'accordo. Uno va in un verso e uno va nell'altro. Bene, ora proviamo a rimettere. Ora abbiamo capito il perché della doppia vite senza fine con filettature opposte che insieme praticamente mandano tutto nello stesso verso. Fantastico. Ora l'esercizio successivo è quello di vedere se va al contrario. Sì. Allora, adesso per andare a fare la saldatura qui devo rimuovere tutta sta gomma che c'è e fare una bella saldatura. Adesso un taglierino, mi metto lì di fino e ci vediamo più tardi. Allora, ho scoperto che... Vediamo un po' se adesso che ho attaccato la telecamera funziona. Ecco, così gira veloce, quest'altro gira più lento, c'ho la mano davanti, facciamo così. Ecco qua, guarda, è fantastico. Ho scoperto che praticamente i contatti sono questo e questo qui di queste due lamelle. Qui non so se si vede, ma c'è, scusate che no, dobbiamo ritornare un po'. Ecco qua. Ok, allora qui se vedete bene, qui ci sono due sull'ingranaggio, due tracce con l'ottone dorato che probabilmente sono i due interruttori, ma non riesco a capire se tra di loro sono in cortocircuito, perché la cosa fondamentale è capire se quello che sono in cortocircuito tra di loro. Sì, ok, quindi quelli passano sotto questi due spazi. Io adesso ho tirato un po' più su per cercare di fare un migliore contatto e il motore e vediamo se qui ci vorrebbero tre mani. Allora, questa fa massa, quindi io dovrei trovare un impulso qui, eccolo là. Ogni tanto c'è, non capisco perché ogni tanto sì, ogni tanto no. Forse ecco perché sto andando al contrario.
dovrebbe entrarci nulla, però forse lavora male il contatto. Ma qui c'è il cortocircuito sempre. Questo non è collegato a niente. Guardate l'ometro laggiù in fondo, ok. Bah, adesso fa saldo due fili che poi vediamo, che forse è meglio. Dovrebbe andare. Ora. Ecco qua. Da qui prenderemo la tensione per andare al contatore. Ecco qua. Allora, qui ci interrompiamo perché il motorino funziona, la camma funziona e funzionicchia il motore in realtà, perché un po' difettoso è, ma per i scopi nostri va più che bene. E ci vediamo. Questo è un video dedicato al recupero di questo motore. Il prossimo video sarà dedicato a farci qualcosa e, nella fattispecie, una avvolgitrice con tanto di contatore.